Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Undertale. Oggi sono qui sempre con Frappa Hi. e lui ha detto che probabilmente combatteremo contro Undyne. Dietro Dietro di di te. te. Ok, senza probabilmente. Non è ancora no. Se mi ricordo bene però ci Io possiamo sono tre fare. episodi che sto mangiando, ma non fate che cosa a me. Sette. No, fai la voce tu di Undyne. Sette anime di Fai la voce umani. da badass però femmina. Sette anime di umani, con il potere di sette anime di umani, il nostro re, il re Asgore Dreamer. Dreymur, diventerà un dio. Con quel potere, Asgore potrà finalmente rompere Rompere. la barriera e finalmente prenderà la superficie dall'umanità e la ridarà. A quelli che hanno sofferto. Ok, hai capito, umano? Questa è la tua unica opportunità di redenzione. Dai la tua anima. Oppure te la strapperò dal corpo. Chissà perché ci stanno dei cespugli. Perché ci sono dei cespugli? Dai, non puoi dire le cose qui, no. Undyne! Ah, non lo posso dire. Andai, ti aiuterò a combattere. Yo, l'hai fatto. Andai di fronte a te. Sei riuscito a A prendere i posti in in prima prima fila. fila per il suo combattimento. Aspetta. Chi sta combattendo? Ehi! Non dirai ai miei genitori, vero? Ok, andiamo subito. Cerchiamo di sbrigarci perché così almeno la battiamo subito. Undyne. Senti una conversazione. Se dovessi sentire il mio desiderio, prometti che non riderai? Certo che non riderò! Un giorno vorrei arrampicarmi sulla montagna. Dove siamo tutti sepolti. Stare sotto il cielo e guardare al mondo intorno a me è il mio desiderio. Senti Sento delle le risate. risate. Ehi, hai Ehi! detto che non avresti riso. Mi dispiace, è solamente divertente. Divertente. È È anche il il mio mio desiderio. desiderio. In ogni C'è una caso c'è pro. una profezia. Un angelo. Quello che ha visto alla superficie. Ritornerà e il sottosuolo sarà di nuovo vuoto. Quindi noi. Eh sì, però se sei nella Genosa è per motivi diversi, se sei nella Pacifist per altri motivi. Ok. Capito, No. Però sì. no? Yo! Buoni va per ragazzi. Dai, è un momento traumatico questo. Yo! Non dovrei essere qui, ma volevo chiederti qualcosa. Non ho mai Amico, dovuto. no, dico come tra tu com'è in questo caso. Vabbè. Tipo amico, non ho mai sentito. Non ho mai dovuto chiederlo a nessun altro. Sei un umano, Sei un giusto? umano, giusto? Lo Lo sapevo. sapevo. Beh, voglio dire, ora lo so. Andai Andai mi ha mi ha detto: detto, stai stai lontano lontano dall'umano. dall'umano. Quindi, Non rubare a ci Natale. Questo ci rende farebbe nemici. nemici. Ma Ma non sono bravo. no, ma vabbè. Di qualcosa di brutto così posso odiarti, per Per favore, favore. no. Cosa? Quindi lo devo fare io? Va bene, allora. Io odio il tuo intestino. Vabbè, in realtà no, però va bene. Io Io. sono una cacchetta. Io vado a casa. È caduto. Yo, aspetta, aiuto! Sono Sono inciampato. inciampato! C'è Undyne. Salviamo. E l'abbiamo salvato. Yo! Dude. Se vuoi fare del male al mio amico, Prima di allora prima devi passare. passare attraverso il mio cadavere. Wow, che lotta. È andata. Yo, mi hai veramente salvato.
Allora non siamo... Allora essere nemici era solo un pensiero. Saremo amici invece. Devo proprio andare a casa. E i miei genitori saranno veramente preoccupati per me. A dopo. Ok. Sarà veramente una cosa toccante. Buon Iva per ragazzi. Voi preferite quello al cioccolato o quello alla nocciola? Ok, è arrivato il momento di combattere con Undyne. Undyne. Ok. Sette. Sette anime umane e il re Asgore diventerà un dio. Sei. Queste sono le anime che abbiamo. Capisci? Timore. Attraverso la tua settima e finale anima, questo mondo si trasformerà. Prima, in ogni caso. Per quelli che non ce la fanno fino a qua, devo dirti La la. storia tragica delle nostre persone è cominciata molto tempo fa. No, lo sai. Perché dovrei dirti quella storia quando stai per morire? Ah! Hai ragione. Tu sei della... Cioè, mi stai davanti, mi stai in mezzo ai piedi e hai... Vabbè, non so che voce parlare, però va bene. Cioè, ha parlato di Alphys, che non sappiamo ancora, però... Ma tu, Vabbè. sei solo un codardo. Nasconderti dietro a un bambino così puoi scappare da me di nuovo. E non Immagini. dimentichiamo... Vabbè, ci sta insultando. Che brutta persona che è Undyne. Te ne pentirai di questa È una cosa, di aver detto questa bruttissima persona. cosa. Ma noi non siamo nervosi. Quando qualcuno mette tutti i cuori insieme non può perdere. Ora, umano, finiamolo. Proprio qui, proprio ora. Ti farò vedere la determinazione di non mostri. Vai Fai un passo avanti avanti appena quando sei sei. pronto. Devo salvare. Anche se è un episodio, però va bene. Va bene, nel caso ve lo riassumiamo, tipo, Sì, quello che è infatti. successo, perché non ho intenzione di rifarlo. Allora, andiamo. Fatto. Niente più... Cioè, non Possiamo più scappare più. scappare. No, non puoi più scappare tu. En garde! Tre, allez! Ma che cazzo? È partito francese. Cioè, trasformando l'anima appunto nel verde e dobbiamo proteggerti con questo coso dalle sue frecce. Questa meccanica a me piace parecchio, infatti considero una del, cioè la battaglia di Andai una delle migliori. Ovviamente dobbiamo risparmiarla come tutte le altre e cercare di non prendere danno. L'inizio è facile, poi diventa un po' più difficile. Ok. E appena abbiamo l'anima di colore rosso possiamo di nuovo scappare, perché con quella verde non possiamo scappare. Va bene. Dai, frappa. Ce la posso fare. Ok, mi sto un po' confondendo. Ok, l'ho schivato. E ora possiamo scappare. E dobbiamo andare avanti. E Ma ci trasforma di nuovo in anima verde, così non posso. Non scapperai da me questa volta. Sfidiamola. Abbiamo fatto una cavolata, abbiamo velocizzato i cosi. Le pallottole, anche se non sono pallottole, però va bene. Madonna, ancora non ho preso danno, che è sta cosa? Ucciderti ora sarebbe un atto di pietà. Ok, appena dicono che non prendo danno, ovviamente. Ah! ovvio. Quindi smetterai di essere. Così resistente, resiliente, non so cosa dire. Ok, possiamo scappare di nuovo. Lo sai cosa vorrei giocare con te? Cosa? A Skyward Sword. Zelda? Sì. Che Era bei bello. ricordi. Sei scappato Scappato da da me me l'ultima l'ultima volta. volta.
Comunque ogni volta che parla di Elvis non so perché ma schippo il dialogo senza neanche accorgermene. Aspetta. Sai di Elvis? Ma no. Elvis. Magari lo saprei se tu non schippassi il dialogo. Ma io sono terminato. Ta, è una femmina. Non devi pronunciarlo così. Sto perdendo. Determinato a finire questo proprio ora. Sono molto confusa. Perché? Perché cambia la direzione. È vero, è difficile. Però dopo un po' ci si abitua. Guarda come tipo muoio. No, è difficile, sta diventando più difficile. Haha. Muori! No, così al contrario non riesco mai a schivarli! Dai. Hai perso? Ho perso. Seriamente? Sì. Ok, frappa ha risconfitto Undyne. Stavo solo pensando. Tu, io e Undyne dovremmo andare uscire insieme. Io da qualche parte. Penso che saremmo grandi amici. Saremo grandi amici. Andiamo, mettiamo. Incontriamoci a casa sua. Che lingua sto parlando? Vabbè, comunque siamo arrivati un po' più avanti. Ok. Smettila di andare, di scappare via. Scappiamo via. Ok, siamo quasi arrivati al punto. C'è Sans. Sans! Ovviamente lei si ferma da Sans, però noi continuiamo da scappare. Perché si ferma da Sans? Ah, non lo so io. Ok, siamo arrivati alla fine della battaglia. Bene. Armatura, così calda. Non posso arrendermi. È morto. E c'è un coso, un distributore d'acqua, quindi siamo delle brave persone. Persona? Gli diamo l'acqua. Perché sta vibrando? Ok, abbiamo vinto la battaglia contro Undyne, quindi direi di finire l'episodio. Ok, allora speriamo che vi sia piaciuto, è stato un episodio molto intenso. Ciao! Vabbè, possiamo fermare. Lasciate un like, un commento se vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!